mi chiede se sono fidanzato. Dico sì, sono fidanzato, impazzisce, impazzisce e mi scrive traditore, cioè un, due, tre prova, ciao ragazzi, viva la figa. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, finalmente tornano i video, quelli interessanti, quelli che noi zabette proprio amiamo, perché andiamo a entrare, penetrare nella mia vita privata e andiamo a soprattutto spettegolare. Come avrete capito dal titolo, infatti sono andato a messaggiare tutti i miei ex coreani per vedere cosa mi scrivevano, perché mi scrivevano, con quale scopo mi riscrivevano. Ovviamente questo video è geo approved, sta tutto, anche perché non è la prima volta che scrivo i miei ex, spiego perché poi suona male questa cosa che ho detto. No, ho scritto un libro io tipo 3 anni fa, 2 anni fa, e in questo libro c'erano anche le storie dei miei ex. Io non è che posso pubblicare un libro scrivendo delle persone non informate, cioè dovevo dirglielo. Quindi in quel periodo già avevo scritto ad alcuni, a quelle 3 persone insomma che avevo messo sul libro, e questa volta ho scritto a tutti invece. E direi di incominciare. Questo video, in realtà questa idea nasce dal fatto che mi ha scritto uno dei miei ex di 9200 anni fa, e è stata una bellissima proprio conversazione che adesso vi andrò a far vedere. Adesso quindi io incomincerei con il messaggio che ha scaturito questo video. Incomincia lui scrivendomi ciao Hyung, Hyung in coreano, cioè tipo il fratellone più grande, ma lo dici a una persona a cui sei un po' più legata, affezionata, diciamo, no? Così affezionata che la mia risposta è stata ciao. Chi sei? Io ho un problema forte, ma proprio forte con i nomi coreani, perché, cioè, ricordarsi un nome coreano è difficile. Kim Jong-yang, Kun Dun-song, cioè, capito? Queste sillabe difficili. Non l'ha presa benissimo e mi risponde Teba, minchia o in coreano. Ma abbiamo anche dormito insieme, puntini puntini. E gli ho risposto, scusa, è passato tanto tempo, puoi darmi qualche informazione in più? E qui proprio, ragazzi, mi ha dato quelle informazioni in più che... Mi ha scritto, un giorno ti ho aiutato a compilare il modulo per le tasse. Probabilmente lo chiedevo a qualsiasi persona coreana intorno a me di aiutarmi a fare robe. Quindi anche lì non ho capito chi è. Gli ho ripetuto questa cosa e niente, si è incazzato e mi ha bloccato. Sono bloccato e non saprò mai chi è, ma sicuramente so che è una persona che mi ha aiutato a non andare in prigione quell'anno. O forse era quell'anno in cui mi hanno tolto il visto. Può darsi anche quello. Maledetto nel caso, colpa tua. Questo era solamente un po' per incominciare, insomma, al che ho incominciato a textare le persone. E ho incominciato da lui. Se avete letto il mio libro, sarete già appassionati di questa storia incredibile. È un ballerino, era un ballerino e mi ha un po' conquistato appunto a passi di danza, e poi mi ha lasciato così da un giorno all'altro completamente senza senso, perché eravamo a fare un appuntamento in giro per strada, mentre camminiamo incontra questo ragazzo straniero anche lui, mi dice scusa un secondo, c'è questo mio amico, vanno lì, parlano e il giorno dopo basta. Quello che avevo incontrato il giorno prima per strada era il suo ex, e riparlandoci è riscattata la fiamma mentre stava con me e mi ha mollato. Gli scrivo, ciao! E lui subito mi risponde, che fai? Non ti ho scritto per 8 anni, cioè la prima cosa che mi chiedi è che fai? Cioè, gli ho scritto, mi sono appena svegliato, e lui mi risponde, senti quest'Anna, sto pensando a te. Certo tesoro, cioè nel senso, non ci scriviamo da 8 anni, vabbè. Sentite questa, mi chiede se sono fidanzato. Dico sì, sono fidanzato, ma vivete insieme? E io sì, viviamo insieme. Impazzisce, impazzisce e mi scrive... Traditore, cioè io gli rispondo scusa, cioè ma ci ho solo chiesto come sta, non è che ti ho detto che bisogna fare sparabomba insieme. Hai ragione, e poi devo dire che alla fin fine a me i traditori piacciono. Al che ho capito che forse la direzione della conversazione stava un po' andando in un posto oscuro. L'ho bloccato. E ci stava riprovando. Tu gli hai scritto per primo? Eh sì, perché Perché? il video quest'anno. Ah, ah, ok. Però voglio dire, è stata una vendetta. Finalmente mi sono vendicato. Chi ha letto il libro e sentiva il mio sapore amaro delle mie parole, ci siamo vendicati. Chi è? Va per strada a trovare un altro francese e a fare sborbù con lui. Con me? No, il treno è passato, bello. Addio. Perché Perché lo lo show so, quando quando inizia e inizia e quando quando finisce finisce lo lo decido decido io. io. Chiudete il collegamento, grazie. Adesso andiamo
Al terzo, anche qui, chi ha letto il mio libro sa che è finita malissimo. Mi riferisco chiaramente al panettiere e ereditiero. Cioè, c'è stato questo periodo della mia vita in cui mi frequentavo con questo erede di questa grossa azienda di snack. Anche in questo caso la nostra storia finisce malissimo. Come finisce? Decide di sparire a un certo punto, quando, dopo che entra a fare il militare dopo 2 anni, quindi quando finisce il suo servizio, io sono a Itaewon, che è la zona tutto un po' con i bar e i club un po' gayosi, e lo vedo che lui va in bagno. E io cosa faccio? Vado anche in bagno, così dico, così mi vede. E quando esce lui dal bagno mi vede e mi ignora e se ne va via. Gli ho scritto: ciao, ti ricordi di me? Certo che sì, sei Marco. Aspetta, perché poi sono andato a testare un po' più a fondo. Gli ho chiesto se si ricordasse quando noi ci siamo messi insieme. E lui mi ha risposto: ragazzi, giusto, 2013. Oh, si ricordava. Gli chiedo quindi, paro, cioè proprio direttamente, perché mi avesse ghostato. Così, non è che abbiamo tempo da perdere qui. Mi scrive: lo sai che il militare è difficile, non potevo contattare spesso le persone e non avevo la testa per continuare una relazione. Bravissimo, veramente, una risposta proprio, veramente. Se non che, cioè, ma ti ho visto una settimana dopo che eri lì a festeggiare. Sì, vabbè, grazie Graziella e grazie al... Ci siamo anche visti dopo e mi ha ignorato. Lì ha tirato fuori il ratto dalla gola, come si dice? Ha sputato il rospo, scusate, ha sputato il rospo. no, perché il rospo è il ratto. E mi ha detto perché ero con il mio fidanzato del tempo. Ultima cosa, gli ho chiesto: ma dopo tutti questi anni mi rincontreresti? E lui mi fa: certo, per un caffè in amicizia. Quindi mi ha frenzonato, ma va bene così, nel senso lo scopo non era ciularselo. Ah, cazzo, Anna. È arrivato quel momento. Andiamo a ricontattare il mio ex famoso idol, che conoscono tutti e riempie gli stadi con il suo gruppo, o è un solista, chi lo sa. Comunque adesso è uno dei cantanti più famosi della Corea. Questa è una storia di 9 anni fa. Ero lì ad allenarmi per diventare una pop star, e insomma ci siamo incontrati, fuoco, fiamme in paradiso. Io a una certa mi sono stufato e gli ho detto: mollami, ok? Anche perché eravamo entrambi concentrati sulle nostre carriere. A un certo punto lui diventa super famoso. Questa cosa comporta? Lo vedo in televisione, sento le canzoni. Adesso tu mi dici: Anna, quante volte io vado fuori e sento le sue canzoni? Sempre. Grazie. E fin qui siamo d'accordo. Io non è che sono ancora innamorato di questa persona. No. E su questo posso dirlo, cioè puoi anche portarmi la macchina della verità. Anna, non mi guardare così. Anna mi sta guardando così. Non è vero. No, e non ci voglio fare niente. Ma se senti la sua voce e lo vedi così, cioè è ovvio che ci pensi, perché senti la sua voce, la senti tutto il giorno, tutti i giorni. Raga, ma psicologhe, per favore, che state guardando sto cosa, cioè capite anche voi che il cervello umano funziona che se tu non puoi avere una cosa, cioè non è che la voglio, però la sento tutto il giorno. Sì, ma sei un sottone, perché gli scrivi in continuazione anche se non ti caga. Non gli ho scritto fino ad oggi, Anna. Diciamo che ogni scusa è buona per scrivergli, anche quando non è assolutamente necessario scrivergli. Anzitutto gli ho scritto: guarda, ciao, so che sei super impegnato, ti chiederò delle cose molto veloci. Sono sottone se scrivo queste cose. E gli ho chiesto di darmi un punteggio da 1 a 10. Quanti punti mi ha dato secondo te, Anna? Ma lui è gentile, poi è famoso, quindi io non la prenderei troppo bene il punto che ti ha dato. Sei un po' stronza, Anna, però posso dirtelo, cioè nel senso. Vabbè, quindi secondo te quanto mi ha dato? 8. Andiamo avanti. Un problema che ho io è che praticamente tutte le persone che ho incontrato nella mia vita ce le ho su KakaoTalk, che appunto è il WhatsApp coreano. Quindi io, per capire alcuni dei miei ex, ho un po' scorso, come si dice, scrollato le foto, insomma, delle persone che ho su KakaoTalk, e devo dire una quantità di chi è questo, che credo siano tutti ex. Ultima persona è un produttore televisivo. Come l'ho incontrato? Ragazzi, ai tempi lavoravo in TV e dovevo far carriera in qualche modo, voglio dire. Si scherza, ovviamente, si scherza. Cioè, questo tizio era veramente un produttore e io veramente lavoravo in televisione, ma l'ho scoperto dopo, cioè, giuro che non era una cosa voluta. Anche a lui gli ho scritto di darmi un voto e di dirmi cosa si ricordasse di me. Mi ha scritto che ero bello. Questa non posso dirla, mi sa. Anna, dilla tu, per favore. Allora,
Io lo faccio dire a Google. Prime impressioni, bella vista, i glutei erano così larghi che sembrava di farlo in aria. La casa è davvero piccola e sporca. Mi sono succhiato il c***o così bene. A voi va a interpretare questa cosa. Cioè, talmente largo che sembrava che... Ah, no, io andiamo avanti, per favore, grazie. Ha scritto che la mia casa era veramente piccola e sporca. Posso dire? Vero, vero. Mi sono succhiato il cazzo così bene. No, non è quel... No, non è lui stesso, parlava di me. Non l'ho detto io, l'ha detto lui. E questo è tutto per questo video. Cosa abbiamo imparato da questo video? Che dovete scrivere i vostri ex? No, lo farete lo stesso perché siete sottoni o sottone? Sì. Ma la vera domanda è questa: ho il buco del culo grande o ha lui il pene piccolo? Forse, forse. Comunque, voglio dire, non credo di parlare con nessuna di queste persone oltre. Gio, puoi stare assolutamente tranquillo. E ci vediamo nel prossimo video. Non c'è nessuno con cui fare il saluto. Pizza, carbonara, pompi. No, ciao. È perché tanto verrà tipo censurato. Quindi io mi immagino Karen che deve bippare tutti questi pompi. 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 Pom, 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 pom